Oggi è domenica 22 marzo 2020. È un giorno come tanti ed è un giorno in cui i messaggini su WhatsApp arrivano. Arrivano copiosi, abbondanti. Alcuni sono testimonianze personali, altri sono vignette divertenti che cercano di sdrammatizzare sulla situazione. Altri sono preghiere o richiesta di catene, di preghiera, insomma, parole, come il titolo della famosa canzone di Mina. E le parole fanno parte della nostra vita, le parole ci circondano, siamo fatti di parole, perché di fatto la vita che viviamo ce la descriviamo con le parole, i pensieri che facciamo sono traducibili in parole, la nostra voce interiore, quella che ci parla dalla mattina alla sera, è costituita da parole, i nostri pensieri sono anche immagini, comunque sia le immagini si possono descrivere con le parole, quindi alla fine tutto si riduce alle parole con le quali parliamo del nostro passato, con le quali descriviamo il momento presente, con le quali pronostichiamo o ci riferiamo a situazioni future. Le parole sono importantissime, ho già testimoniato nel mio video di benvenuto sul canale YouTube Jasmine Laurenti, al quale tra l'altro ti invito a iscriverti se non l'avessi ancora fatto, di come io sia uscita da un decennio almeno di depressione, senza fare uso di psicofarmaci o di particolari terapie. Semplicemente ho preso coscienza, grazie a un'amica, un giorno del fatto che stavo parlando a me stessa usando parole non utili, né a fortificare il mio sistema immunitario, né a tirarmi su di morale, né a fare del mondo una descrizione che potesse aiutarmi a renderlo più vivibile, gradevole, bello. Ed è vero che quando noi prendiamo coscienza delle parole che usiamo per parlare con noi stessi, per descrivere la vita, il mondo, le cose che ci accadono, ci rendiamo conto che la maggior parte di queste forse non è utile a fare del mondo in cui viviamo un'esperienza bellissima, perché se soltanto, come gli orientali ci suggeriscono da millenni di fare, noi ci limitassimo a osservare il mondo, sospendendo per un momento il flusso di pensieri o quantomeno osservandolo dall'esterno senza giudicarlo, rimanendo semplicemente in silenzio a contemplare la bellezza che ci circonda, come cambia la prospettiva che abbiamo di noi stessi e di tutto quello che ci accade. Quindi attenzione in questo periodo alle parole che facciamo nostre, perché quando, come è successo a me per esempio, meno di 24 ore fa, ci lasciamo andare alla tentazione di rispondere a ogni messaggio che riceviamo o ci lasciamo coinvolgere emotivamente dalle parole che riceviamo sotto forma di messaggio, di video e così via, rischiamo davvero di lasciarci trasportare in una dimensione altra, che non è la posizione di equilibrio dove trovare un angolo di pace, di serenità e anche di obiettività rispetto a quello che sta succedendo. Riceviamo ogni giorno un flusso di informazioni mainstream, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, che ci parla dello stesso argomento in determinati termini e da una determinata ottica, da un determinato punto di vista. Allarghiamo la prospettiva, o quantomeno sospendiamo questo flusso e ritagliamoci in questo tempo che si è improvvisamente dilatato un momento per stare con noi stessi e fare il punto della situazione. Non sarà più come prima, quando tutto questo sarà finito. Noi saremo delle persone profondamente diverse e questa diversità dovrebbe essere crescita, miglioramento, una progressione. Tutto dipende da come decidiamo di sfruttare il tempo che abbiamo a nostra disposizione, dagli obiettivi che ci poniamo e dal modo in cui usiamo il nostro linguaggio. Le parole hanno lo straordinario potere di creare la realtà che ci circonda, di pronosticarla, di precederla con le cosiddette profezie autoavveranti, quindi attenzione al vocabolario, attenzione alle parole che usiamo, perché vanno a materializzarsi, a creare la realtà che esprimono, che significano. Detto questo, io vi mando un abbraccio digitale grandissimo
E si chiude qui la pagina di Diario di Ondina Wavelet con un podcast datato 22 marzo 2020. È anche bello il numero di questa data, di questo giorno, così speciale. Colgo l'occasione per abbracciare ciascuno di voi come se fosse l'unica persona al mondo. A presto, alla prossima pagina di Diario. Ciao a tutti.